Ciao ragazzi, come va? Bentornati alle mie lezioni. Sto facendo tante perché poi ci saranno dei periodi in cui lavorerò un po' di più, quindi farò di meno. Allora, vado a rispondere a due domande che mi sono arrivate ieri, puntuali, precise, insieme. Una, sì, Via che ringrazio per tutti i complimenti che mi ha fatto, la quale mi chiede come mai non faccio mai lezioni, visto che a detta sua. Lezioni sono molto interessanti, però come mai non mi rivolgo quasi mai a chi è all'inizio? Quindi non faccio lezioni proprio, diciamo, per chi ha preso in mano il basso da poco, per chi magari ha sempre suonato, diciamo, a orecchio e vorrebbe capire più cose. Allora, Silvia, è un discorso un po' lungo. Allora, io tanto che, come Mario già detto diverse volte, ho scritto diversi libri didattici per basso e effettivamente non ho mai toccato l'argomento, diciamo principianti, però io lo odio questo termine, quindi datemi un sinonimo. Diciamo, per chi è ad inizi con poca esperienza, diciamo così, perché c'è veramente tanto materiale in giro, c'è tanto materiale in rete, c'è tanto materiale gratuito e c'è tanto materiale sicuramente più valido di quello che posso fare io. È anche vero che mi piacerebbe, è tanto che ci penso, volevo tornare lì, mi piacerebbe fare un libro, insomma, un corso o qualcosa del genere, proprio per partire completamente da zero, però diciamo cercando di trasmettere tutto quello che so, quindi dall'inizio, però con la mia mentalità, ovvero col mio modo di vedere la musica, quindi stando attenti veramente alle cose che sono un po' passate sull'aspetto didattico, quindi l'importanza del groove, l'importanza dell'ascoltare gli altri. Vorrei, ecco, evitare a chi inizia a suonare o chi suona da poco di fare gli stessi errori che ho fatto io. Quindi, se vi interessa una cosa del genere, tanto tutte le cose che faccio si trovano a prezzi super accessibili, lasciatemi un commento, così io, in base, non vorrei fare poi un lavoro lungo, poi, diciamo, me lo caca nessuno, non me lo consiglia nessuno. Quindi, se riesco a orientarmi un attimo su quante persone poi, diciamo senza impegno, però magari sono interessate, mi ci metto magari con maggior quotidianità, diciamo così. Poi vado a rispondere a Roberto, che proprio ieri mi ha commentato la mia lezione numero 18, link, quale mi dice testuali parole, ciao, complimenti, eccetera, eccetera. Allora, volevo dirti, in merito all'improvvisazione, come ragioni quando, ad esempio, stai su un accordo per 4, 8, 16 misure per passare poi ad un altro. Allora, quindi, immagino che si riferisca a come improvvisare, come improvviso io quando un accordo persiste per molte battute. Non vorrei che pensasse a come mi sposto poi tra un accordo e l'altro. Ora, intanto rispondo quello che ho capito io, poi se ho sbagliato si farà un'altra lezione. Allora, Roberto, come hai visto proprio nella lezione numero 18 che hai commentato, poi ci fu un seguito, e poi c'è stato altri seguiti anche proprio ultimamente, quindi se scorri un po' nelle mie lezioni, ho cercato questo argomento di affrontarlo. Per ora ho parlato di accordi maggiori, quindi accordi maggiori che persistono per diverse battute, e poi le ultime lezioni sugli accordi minori. Allora, come sempre il mio invito non è per vendere, farmi pubblicità nei miei video, però ho trattato tantissimo questi argomenti nel mio corso di armonia applicata. Quindi
Quindi magari dai e date un occhio anche a quello che veramente, non perché l'ho fatto io, ma che, però ho cercato di farlo più completo possibile. Per quanto riguarda il discorso di come ragiono io, ci sono veramente tanti fattori che mi fanno scegliere una scala piuttosto che un'altra, oppure un arpeggio, oppure in linea di massima quando si suona, soprattutto live, andiamo a suonare senza pensare, o meglio, è bene arrivare a quel livello in cui si pensa poco, si suona tanto, quindi non so se mi sono spiegato bene. Comunque, quasi tutti i musicisti fanno tanta pratica, quindi pensano, ragionano su che scale, quale funziona meglio, su un accordo, quale gli piace di più. Poi però, quando suonano insieme agli altri, quindi dal vivo, tutto quello che hanno studiato prima lo mettono in pratica, nel senso che non pensano più, anche perché pensare mentre sta suonando è quasi impossibile. Allora io cosa ho fatto? Credo come fanno tutti, mi sono creato una specie di linguaggio, facciamo un esempio, come proprio per il parlato, ognuno, a parte la lingua, ognuno, che in ogni paese più o meno si parla una lingua diversa, ma io ho un modo di parlare diverso da chiunque altro, ho degli accenti, ho diciamo uso dei termini che magari non si usano da altre parti, ho un tono di voce particolare, mi piace parlare tranquillamente, invece c'è chi gli piace parlare più velocemente, sapete, quelle radioline tipo le mogli a volte, oppure chi parla sottovoce, chi ha un dialetto completamente diverso dal mio. Come si impara a parlare? Si impara perché nasciamo, si nasce, insomma, e il nostro orecchio ascolta tutto quello che sentiamo, tra cui le altre persone che parlano. Piano piano, ovviamente, si inizia a sviluppare il nostro vocabolario. Ecco, nella musica è un po' la stessa cosa, diciamo. Ascoltare tanto la musica. Già questo è un ottimo esercizio per poi improvvisare, perché ascoltiamo e piano piano prendiamo anche involontariamente delle frasi, dei passaggi, delle cose di altri, ma succede a tutti, è successo a chiunque. Quindi questa è la prima cosa. Quando poi studio, e quando mi sono buttato sull'improvvisazione, io ho sempre messo un accordo alla volta, infatti questo è proprio il caso perfetto, è che mi chiedi come improvvisare su un accordo che dura le più battute. Secondo me la meglio soluzione è studiare tanto tempo, ad esempio, un accordo maggiore, quindi e magari in generi, in stili diversi, quindi prima tappeto pop, poi funk, poi con lo stesso accordo, jazz, e in ogni genere io, ad esempio, mi sono creato un vocabolario di frasi o comunque di piccoli spezzoni da cui parto mentre suono live per poi sviluppare un assolo che è come sviluppare appunto un discorso. Te lo puoi preparare prima, ma è difficile poi ricordarsi tutto quello che vogliamo dire. Quindi il dialogo è sempre un'improvvisazione, così quando sei sul palco non puoi improvvisare una cosa che hai studiato prima, perché proprio il termine improvvisare perde il suo significato. Quindi, però, si può avere appunto più, diciamo, un vocabolario più espanso possibile per avere poi più alternative quando siamo live, appunto. Quindi, ad esempio, su un accordo maggiore a me piace tantissimo utilizzare, per esempio, ti faccio un esempio, in un contesto pop, la pentatonica una quarta sopra rispetto all'accordo, una quarta sotto, scusami,
rispetto all'accordo. Se il tappeto di Do maggiore. Oh, si aspetta il basso. Ovviamente la pentatonica di Do maggiore ci sta benissimo. A mio orecchio mi suona meglio la pentatonica di Sol maggiore. Non ci sono note out, note strane a quelle dell'accordo, perché Sol, La, Si, Re, Mi, Sol. Però vado a toccare delle note, dei gradi della scala di Do che nell'accordo non ci sono. Ad esempio la settima, nel caso di una triade, la nona, Re, la quinta e la sesta. Mi piace di più perché rispetto alla solita improvvisazione pentatonica di Do, se uso quella di Sol, un colore diverso alla mia improvvisazione. E quindi ogni volta che incontro un accordo di Do maggiore, non è che suono la pentatonica di Sol, però degli spezzoni vado automaticamente a prenderli da questa scala. Questo è un esempio. Poi cambia anche in base al genere, cioè nel jazz io quasi mai utilizzo la pentatonica. Mi viene più spontaneo utilizzare, ad esempio, i cromatismi, quindi le scale un po' più alterate, eccetera. E quindi rispondere alla domanda non è semplice, però ti posso dire, quali sono, vi posso scrivere nel PDF, quali sono in genere le mie, diciamo, regole personali preferite, ovvero quali sono le mie scale o le mie sostituzioni o i miei arpeggi preferiti su un determinato accordo. Questo posso fare anche se, ripeto e sottolineo, la cosa fondamentale è studiare le cose, ma quando suoniamo, suoniamo, non stiamo a pensare troppo, perché se siamo lì e penso, ok, ora faccio pentatonica di Do maggiore, aspetta, com'era? Sì. Posso fare questa frase? No, deve essere una cosa che abbiamo studiato a casa per poi averla già pronta, immagazzinata e suonare. Altra cosa, la melodia. Io torno sempre lì, però studiare le melodie è un ottimo punto di partenza per qualsiasi improvvisazione. Quindi a meno che non sia una jam dove non abbiamo idea di dove non c'è diciamo un argomento, come quando si scriveva temi, parla di questo. In una jam, se uno parte e lì non c'è melodia, ok. Ma se è un brano con una melodia cantata, suonata, quello che vi pare, studiarla è fondamentale. Perché poi quando vi dicono vai, fai un solo senza preavviso, se sapete la melodia, almeno male che vada, rifate la melodia con qualche scamotaggio, la cambiate un pochino, ma diciamo la pagnotta a casa la portate. Quindi il consiglio più grande che posso darvi è studiare le melodie. E il secondo è quello che ho detto prima. Spero di aver accontentato queste due domande difficili. E ripeto, se vi interessa una cosa più rivolta a chi ha meno esperienza, mi lascio un commentino, mi scrivo in privato, faccio un po' quello che gli pare, che mi ci metto a capofitto, lo faccio nel miglior modo possibile, più soprattutto con il mio modo un po' strano di parlare, ma credo e spero ci provo più semplice possibile, più diretto possibile. Quindi ragazzi, anche per oggi mi sono allungato abbastanza. Ci vediamo alla prossima lezione. Continuate a commentare, a scrivere, che mi fa strapiacere. Buona serata.